Convegno promosso dal gruppo Cozzi Parodi per discutere sul tema dell'etica del risparmio energetico. Si è svolto al Castellaro Golf Resort, al quale hanno partecipato le piccole, medie e grandi imprese del nostro territorio, i comuni e la provincia, guidati dalla regione a riflettere su quali siano le concrete possibilità di fare la nostra parte nella salvaguardia del pianeta. Ce ne parla proprio Beatrice Cozzi Parodi. Sì, si fa un gran parlare delle energie rinnovabili e allora come impresa, noi pensiamo che comunque le imprese abbiano anche un ruolo sociale importante, debbano avere un ruolo sociale importante, e quindi abbiamo cercato di creare questo convegno, di invitare delle persone, dei relatori che ci potessero spiegare delle cose che possono aiutare sia le imprese che i comuni, perché ad esempio in questo momento si parla di comunità energetiche. Se le comunità energetiche vengono fatte in concomitanza tra imprese e comune sono molto più forti e probabilmente possono accedere a dei finanziamenti che altrimenti non riuscirebbero ad ottenere, e quindi questo può essere di grande aiuto e quindi può essere un momento per fare uno scambio di opinioni, uno scambio di informazioni. Magari sperando anche che possano tornare dei finanziamenti a livello italiano ed europeo come lo sono stati fino a poco tempo fa. Può essere, sì, infatti questo, le comunità energetiche, il protocollo delle comunità energetiche non è ancora uscito, ma sembra che debba uscire tra poco, e quindi comunque bisogna essere informati per poi prepararsi, perché comunque noi abbiamo un dovere, no? Noi abbiamo ricevuto un pianeta, dobbiamo riconsegnarlo al futuro, dobbiamo riconsegnarlo nella migliore delle ipotesi, delle possibilità nostre, e dobbiamo preservarlo. Questo può essere un passaggio. Dottor Olivero, un convegno voluto qua in provincia di Imperia per parlare di energie rinnovabili. Si parlerà naturalmente di energie che vanno ad alimentare abitazioni e soprattutto imprese, ma anche di macchine elettriche. A che punto siamo? Ma direi a un buon punto, nel senso che le comunità energetiche, ormai siamo in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi del DLGS 199, quindi sarà questione di qualche settimana. È chiaro che il lavoro deve iniziare, è già iniziato, per raccogliere dati, per farci trovare pronti a questa sfida che cambierà il modo in cui produciamo e consumiamo energia. In particolare sulla mobilità elettrica, la direttiva europea, la RED II, che regolamenta le comunità di energia rinnovabile, nasce praticamente per rendere possibile la mobilità elettrica, che si realizzerà solo quando ci sarà disponibilità di energia verde prodotta localmente con una logica di circolarità. Quindi le autovetture elettriche diventano carichi elettrici oggi, quindi con dei vantaggi anche sul costo delle ricariche, ma nel giro di qualche anno l'insieme delle auto elettriche rappresenterà una batteria distribuita e quindi potrà aiutare la rete nei momenti di difficoltà. Nel corso del convegno anche un focus sulle auto elettriche, ce ne parla Andrea Brambilla, direttore di Auto. Sì, si parlerà ovviamente di energia, quindi a questo punto il futuro è proprio sulle auto a zero emissioni. Vediamo cosa sta cambiando, perché questo 2035, che doveva essere il grande scoglio, probabilmente verrà portato più avanti, e l'auto elettrica sarà sicuramente il futuro, ma ci potrebbero essere anche, diciamo, altre forme di energia con carburanti sintetici o biocarburanti per portarci verso questa neutralità energetica anche nelle auto. Gli scogli dell'auto elettrica, il costo iniziale, lo smaltimento e anche il refueling, che comunque non è che sia tanto a buon mercato, sono queste le cose che bloccano un pochino i consumatori? Sì, direi sicuramente il primo è il costo, perché comunque costano sempre un 20-30% in più di un'auto normale, però è uno scoglio che si potrebbe pian piano abbattere. Sicuramente quello più difficile non è tanto lo smaltimento, ma è proprio il fatto di avere le infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche. Noi abbiamo tante colonnine a 10 kW e pochissime colonnine ad alta potenza. Quando uno viaggia con le batterie attuali, che viaggiano sulle 80-100 kW di batteria delle macchine, bisogna avere delle ricariche veloci per poter viaggiare. Noi siamo abituati che in pochi minuti facciamo un pieno di benzina, non è così vero fare il pieno di energia. C'è una previsione per un anno in cui le auto elettriche supereranno nel numero di vendita quelle endotermiche?
Ma se parliamo di elettrico puro sicuramente andremo molto più in là, cioè arriveremo sicuramente obbligatoriamente al 35 o al 40, perché a questo punto lì non potendo più vendere le altre sarà per forza un sorpasso. L'elettrificazione, cioè le auto elettrificate, quindi quelle che hanno full hybrid, plug-in hybrid, mild hybrid, il pareggio o sorpasso sarà attorno sicuramente al 2028.